corridoi verdi e mobilità dolce. È il momento, presenta la sua idea di Bassano del Grappa. Ci immaginiamo una Bassano molto verde che non solo abbia dei parchi, ma in cui questi sono interconnessi, a creare dei veri e propri corridoi verdi, fruibili in bici, a piedi, di corsa, in carrozzina, in modo sicuro, separato rispetto al traffico delle automobili, e che quindi crea un collegamento sostenibile di mobilità dolce nel territorio. C'è un fatto politico molto importante nella nostra proposta, ovvero portare il turismo e la mobilità non solo nel centro ma anche nei quartieri periferici. Quindi l'idea è quella di collegare dal Parco San Bassiano al Parco San Giovanni Paolo II a tutta la parte della Fornace e della centrale idroelettrica, e collegandola con appunto percorsi sicuri, ciclabili, pedonali e soprattutto alberati, dove le persone possano vivere, star bene, passare del tempo e anche arrivare al centro in maniera sostenibile. L'idea è quella di far arrivare Bassano a livello delle città europee. Sì, esatto. Noi crediamo che grazie a queste proposte Bassano può essere una città europea e anche ospite di un turismo sostenibile che si merita. A questa si aggiunge un'altra idea che risale ancora al 2001 su progetto dell'architetto Lucas Maniotto, legata alla realizzazione di una passerella sul fiume Brenta. Un attraversamento posizionato circa a 1,5 km a nord del Ponte Vecchio, all'altezza di Contrada dei Cani sulla sponda sinistra e a nord di Villa Bianca e Michele sulla sponda destra, che avesse poco impatto dal punto di vista ambientale e visivo, con uno scopo di essere, come dire, il punto focale per rilanciare tutta l'area a nord dal punto di vista turistico e dal punto di vista culturale e ricettivo.